Il cinema crea inclusione. Quando a recitare sono attori speciali, ne derivano anche buoni risultati terapeutici. I metodi di insegnamento della prima casa di produzione cinematografica sociale di Arezzo ora sono studiati anche all'Università di Siena. Massimiliano Clarizio. Oh! L'obiettivo è diventare bravi, monsonanti, perché a fare l'attore ci vuole la testa, poi e l'emozione. Il cuore. Molto. Oh, ma cos'è questo paladino? Ah, si nasconde, ha paura. Tanto cuore, tante emozioni, è un progetto rivoluzionario, quello che porta avanti con passione e impegno da molti anni la Poti Pictures. Nasce quasi 20 anni fa, per gioco, da un'associazione di volontariato che fa in vacanza con questi ragazzi da oltre 40 anni. Un po' così per gioco, per amore del cinema, ma per divertirsi essenzialmente, si prende una telecamera in mano e si inizia a fare delle parodie dei film hollywoodiani. E così, dopo molto studio, formazione ed esperienza, il progetto cresce, i ragazzi coinvolti si divertono e migliorano, sia dentro che fuori dal set. Così, di filmino in filmino, la qualità dei video migliora di volta in volta e arrivano iniziative sempre più importanti. Le selezioni dei festival, Londra, New York, Dallas, San Francisco, Los Angeles e Baghdad, insieme a successi e riconoscimenti. Da qui è nata una realtà, che è quella della Poti Pictures, che è la prima casa di produzione cinematografica sociale al mondo registrata a Nizza, che ha la presunzione forse di fare cinema con persone con disabilità intellettive e non solo. Il metodo formativo della Poti Pictures, che ha suscitato anche l'interesse da parte dell'Università di Siena, parte mettendo al centro del progetto le persone con disabilità intellettive e i loro limiti reali, lavorando però al contrario, con un team di professionisti, registi, acting coach, drammaturghi, psicologi, che svolge un vero e proprio lavoro di sartoria sugli attori, costruendo una storia su misura che li mette nelle condizioni di esprimere il massimo delle loro potenzialità. Per me fare l'attore è molto, molto importante, anche lavorare sul personaggio che si interpreta. E quando lavori sul personaggio lavori anche su te stesso? Lavoro anche su me stesso, esatto. E importante che questo lavorare su me stesso riesca a portare tutti gli altri una grande, diciamola così, interpretazione. Si crea un contesto narrativo e strutturale ad hoc e contestualmente forma i partecipanti per un set professionale. Per me fare l'attore è comunque riuscire a provare quelle emozioni che ti chiedono e poi provare a trasmetterle agli altri. Qualche volta mi è venuta bene l'emozione della sorpresa, a volte della paura, poi le altre un po' meno. Il presupposto è che ogni persona ha uno sguardo unico sul mondo ed ha una propria bellezza che merita di essere raccontata. La bellezza di conoscere i sogni di ciascuno di loro, di conoscere le loro storie, di vedere le loro potenzialità. Tu, dove voglio andare? Al laghetto. Niente al laghetto. Tu, dove voglio andare? Al bosco. E per accrescere questa consapevolezza nasce anche la Poti Pictures Academy, la prima scuola di formazione professionale specifica di cinema in Italia per persone con disabilità intellettive. Sì, ho mandato 2 provini per essere certo che mi pigliassero e sono contento e spero di fare un ottimo risultato. Ci provo, non è che non so. Faccio quello che mi riesce e poi si vede. Cioè, uno può dire, ma fare l'attore è facile. Per te non è facile, prima vedi come si fa e dopo dici forse ci ripenso. Per me recitare è il mondo,
E poi mi piace anche trasmettere delle cose molto belle. Sì, sì, è molto bello. Io mi diverto perché mi piacerebbe fare l'attore. Mi emoziono un poco. Il mio sogno, la mia è quella di fare l'attore, di riuscire a fare l'attore, di far capire a fare l'attore, di entrare nelle parti quando uno recita, di medesimarsi nella persona quando uno fa l'attore. Primo, si sta sempre assieme. Secondo, si sta sempre assieme. Terzo, si sta sempre assieme. Bravi. E sì, perché la formazione cinematografica migliora le capacità relazionali e legami che l'individuo instaura con la comunità, sviluppa le abilità di ogni partecipante e rafforza l'autostima tramite la conoscenza delle proprie emozioni. Sono bello, sono... a parte quello, vabbè. Perché hai deciso di fare questo corso? Perché prima pensavo di riprendermi, poi l'ho preso e così sono qui arrivato. Sono felice, parecchio. Magari faccio l'attore, magari. She makes me smile. Dunque il limite oggettivo non deve essere nascosto o modificato, ma mostrato con l'intelligenza dell'ironia, così da diventare parte fondamentale del tessuto narrativo. Tutti dicono che assomigli a Pierozzi di Amici Miei. Sì, è vero, questo. Cosa riesce a tirarti fuori questo corso? È un'emozione. Quindi riesci a piangere a comando, per esempio? Qualcosa, sì. Fammi un esempio. Prova a piangere a comando, dai. Lui è il regista. Oh.